Sembra un giocattolo. Sembra ti guardi mentre oscilla da destra a sinistra e viceversa. È veramente simpatico e si chiama per ora Y0160. È il pendolino. E questo non è un pendolino qualsiasi, è il prototipo, il pendolino numero uno. Un tempo si credeva che i treni potessero raggiungere al massimo 180-200 km orari. Poi, ecco l'innovazione. Il pendolino, che fila a 250 e più in rettilineo, e ciò nonostante guadagna in curva circa il 30% sui più veloci rapidi, ciò che oltre a tutto gli permette di rallentare poco prima dell'ingresso in curva, e perciò, considerati i non indifferenti tempi di frenata e di accelerazione di un treno, di tenere una velocità media molto elevata. Viene chiamato pendolino proprio perché, come una moto, piega verso l'interno della curva, permettendo un incremento di velocità che lo faceva diventare il treno più veloce mai visto in Italia. L'interno del pendolino sembra quello di un aereo. Nei loro comodi sedili i passeggeri non risentono della velocità e dell'oscillazione. In curva, infatti, essi già da molti anni raggiungono una forza centrifuga attorno al 10% del proprio peso. E passare anche di poco questa soglia significa compromettere il comfort del viaggiatore. Una forza centrifuga del 20% quella a cui il pendolino viene sottoposto. Ecco dunque perché inclina la cassa in curva. Per mantenere la spinta laterale esercitata sui viaggiatori costantemente al di sotto non del consueto 10, ma di un quasi impercettibile 5%. Il pendolino però non rivoluziona solo la velocità e il modo in cui si viaggia in treno, ma anche la vita stessa dei passeggeri. Il pendolino sulla Milano-Roma impiega 3 ore e 58. Il che vuol dire, ad esempio, che se si parte alle 7 di mattina da Milano, si potranno avere a Roma 8 ore a disposizione per i propri affari, cioè la normale giornata lavorativa, ed essere poi di nuovo a casa per le 11 di sera. Il nuovo elettrotreno entra in funzione nel maggio del 1988 tra Milano e Roma. Per i trasporti italiani è l'inizio di una rivoluzione e ancora oggi ne raccogliamo i frutti.